non li trovo, sono spacciato! Non ci posso credere, sono mesi che mi preparo per questo giorno e ora non sono pronto! E invece fuori sì, è tutto pronto! Ah, non sei d'aiuto così! Perché? Non trovi i miei progetti per l'esame d'ammissione all'ordine degli scienziati! Disastro, dove puoi averli messi? Magari li ho dimenticati a casa! Lui, non sarà mica una delle tue solite storie per non aver studiato, vero? Tranquillo, ti aiuto io. È lì che studi di solito? Sì. Non sembra proprio la scrivania di uno scienziato. Tu non sembri uno scienziato. Mia cara Sophie, l'apparenza inganna. Aspetta, li ho trovati! I miei progetti! Costruire un'armatura, andiamo! Ma così, non hai un cappello da diploma o qualcosa del genere? Non mi serve, perché ho la mia armatura. Sarebbe quella? No, cosa c'entra? Questo è il bracciale per accenderla. Quella è la mia armatura. Oh no. Oh no, non funziona! Sono spacciato! Tranquillo, rilassati e riprova. Sì, funziona! Sì, funziona! Oggi cammino in strada come una star. A ogni passo fatto si accende un po' di città. E io non so te. Non mi va di andare via, un po' come dalla testa mia. Questa melodia che fa una na na. Senti che aria di festa, una na na. Se ci penso mi gira la testa. Non stare a guardare, la giornata è bellissima. Non vale scappare se ti chiama la felicità. Tutti stanno aspettando soltanto te. Oh yeah. Anche se c'era chi dice ma non sei granché. Oh yeah. E ora guarda cosa sono diventato. Tu la mia fata, io il tuo scienziato. E domani chissà. Oh na na na. Senti caria di festa. Oh na na na. Se ci penso mi gira a destra. Non stare a guardare, la giornata è bellissima. Non vale scappare se ti chiama la felicità. Sai che c'è che non lo so se lo dovrei fare o no. Vorrei aspettare un altro po'. Tu che dici? Non si può? Sei pronto a fare pieno di felicità. Ognuno di noi speciale anche se non lo sa. Una na na. Senti caria di festa. Una na na. Se ci penso mi gira la testa. Non stare a guardare, la giornata è bellissima. Non vale. E ora proviamo il discorso. Vai. Signore e signori, questa armatura esoscheletrica è costituita da... È costituita da... una matrice allineata molecolarmente di ferro, oro, titanio, alimentata da una combinazione di convertitori solari, batterie elettriche e un generatore a particelle beta. Le parole difficili le dimentico sempre. L'importante è che non ti impappini con la prova pratica. Non accadrà. Cosa?
Sofì, ti ho salvato. Non temere, piccolina. Ora sei al sicuro tra le mie braccia. Ma cosa è successo? Dove mi hai portato? Dov'è, Sofì? Cosa hai combinato? Tu cosa hai combinato? Hai anche rotto la clessidra del tempo, bello scienziato che sei! Fai tornare tutto subito alla normalità, altrimenti io... Metti immediatamente giù quel ragazzo! Non farmelo ripetere! Rimetti a terra quel ragazzo! Per tutti i droni, che razza di creatura è? Lo incenerisco, capo? Non ancora! Ora metti giù il ragazzo! Ah, lui? Lentamente! Non sembrava un ragazzo. Zitto! E tu dove credi di andare? Ce l'ho nel mirino, capo. Un cenno e lo polverizzo. Non polverizzare nulla. Torna qui. Sì, va bene. Però non spari, per favore. Sa, anch'io ho una passione per i fucili laser. Centrale, identificate questi due balordi. Identificati. Sono una specie chiamata umana. Si sono estinti centinaia di anni fa. Creature troppo stupide. Ne avevate mai visto uno? Dal vivo mai. E mai brutti come quello viola. Ehi, hey, io non sono brutto! Sono diversamente bellissimo! Capo, ora posso polverizzarlo? Non ancora! Mi scusi, signore, ci deve essere stato un equivoco. Ecco, io mi chiamo lui e se va su internet troverà il nostro canale e avrà tutte le risposte. Internet? Era una tecnologia della preistoria. Portiamoli alla centrale! Dove siamo? Nel deserto. Questo si era capito? Ma come ci siamo arrivate? Non ne ho idea. Oh, guarda la mia pelle. Io mi sto squamando. Non ce la faccio più. Io devo bere. Sono stanca. Sto morendo. Perfidia, non ci siamo ancora mosse di un passo. Sì, ma io sono già stanca, va bene? Andiamo di là e vediamo se qualcuno riesce a darci una mano e farci capire dove siamo finite. Sì. Futuro nel passato. Il potere della clessidra è enorme e limitato. Beh, se lo dice il grande libro degli scienziati. E per questo pericoloso? Cadenzo! Concentrato, pongo, concentrato. E per questo pericoloso se esercitato da chi non ne conosce ogni più piccola peculiarità. Ok, inizio ad essere un pochino preoccupato. Un potere pericoloso. Viaggi nel passato, salti nel futuro, da cui è difficile ritornare. Ok, ora ho tantissima paura. Forse è meglio lasciar perdere, o forse no. Oh, cosa faccio, scappo o non scappo? Pensa, Pongo, pensa cosa direbbe il vecchio saggio se fosse qui. Ovviamente no. Grande saggio, non scapperò. Leggerò tutto il libro, imparerò ad usare la clessidra, riporterò indietro lui, Sofì, i miei amici, e tutti gli scienziati, tutte le fate, e i ninja no, quelli non mi piacciono. Forza, Pongo! È ora di mettersi al lavoro! Allora, come prima cosa siate certi di avere tutti gli strumenti necessari. Coraggio, fede e mente lucida. E anche taralli, focaccine alle olive, panini al prosciutto e succo d'arancia! Perché, certo, va bene la mente, ma anche il corpo vuole la sua parte. Ma è avariato! Come diceva Einstein, spazio e tempo sono malleabili. Malleabili? Che bella questa parola, malleabili. Quindi, cambiando il passato e il futuro, cambierà anche il presente. Più Sofì e lui sono nel passato e nel futuro, più cambia il presente. Non c'è tempo da perdere. Iperiana, sacerdotessa del dio Anubi, divento regina d'Egitto per volere degli dèi. Ma siamo sicuri lo vogliano gli dèi? Ovvio. Ve lo dimostro. Oh,
potente Anubi. Sacri dei tutti, mandateci un segno dal cielo o dal deserto. 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 Dal deserto. La risposta degli dèi viene dal deserto.